Eccellenza, il prefetto di Pescara e il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è stato difficile fare i presidenti di giuria? Diciamo che è stato un gioco difficile, perché c'era un bel parterre di ragazze che hanno sfilato, ognuna di loro aveva delle caratteristiche precipue che le identificava, e quindi mettere a confronto il bello di tutte è stato effettivamente un po' difficile. Abbiamo dovuto lavorare un poco a restringere il campo e è stato un lavoro difficile, anche perché noi in effetti, tranne con qualcuno, non, sotto questo aspetto non ci conoscevamo, ma alla fine diciamo che è uscito il meglio del meglio. Sì, sì, assolutamente d'accordo, era un gioco, però è sempre difficile valutare così a prima vista queste ragazze che erano tutte quante carine e brave. Quindi sicuramente non era una cosa molto semplice, noi, però tutto sommato ho visto che poi alla fine abbiamo quasi tutti concordato su quelle tre o quattro ragazze che forse ci hanno colpito un po' di più delle altre. Adesso si fa il tifo per le portacolori del Pescara al concorso nazionale. Si fa sempre il tifo per i colori del Pescara, vuoi che sia la squadra, vuoi che sia le portatori dei colori, basta che il Pescara vada avanti, va bene così. Eh sì, poi a me adesso fa ancora più piacere sentire queste parole del prefetto, che sapete tutti che non è pescarese, ma io lo ripeto per l'ennesima volta, perché un giorno, qualche anno fa, me lo sono trovato dentro uno spogliatoio fuori casa e ho chiesto: come mai eccellenza è qui? Dice: io tifo Pescara. E quindi questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere. Sarà decisivo come portare la maglia bianca azzurra, perché poi si vedrà la maglia bianca azzurra. Esatto. Complimenti intanto a te Mila, complimenti a Nella Grossi, perché è sempre unica, sempre vicina a noi, al Pescara, anche nei momenti difficili lei è stata sempre presente, perciò merita veramente tutto l'affetto di tutti quelli che sono stati in società e che hanno apprezzato tutto quello che lei ha fatto. Se siamo qui è proprio perché lei merita questo e altro, e merita soprattutto un applauso di tutti. È veramente complimenti, perché non è facile organizzare
una manifestazione del genere, non è facile trovare delle ragazze comunque belle e che si sono presentate senza nessun timore davanti a tutti quanti noi, e perciò complimenti di nuovo e speriamo di poter portare due ragazze che poi ci facciano vincere, così come speriamo di farlo anche noi alla fine del campionato. La mia domanda è se quest'anno siete soddisfatti della squadra che avete formato. A chi è la domanda? A chi la facciamo? È al presidente. Intanto sicuramente siamo soddisfatti, l'abbiamo fatto noi insieme al direttore Repetto, quindi sicuramente siamo soddisfatti. Il mister ci metterà del suo e cercheremo di far rivivere una stagione importante a tutti i tifosi del Pescara. Seconda classificata, ma veramente per di Virgilio e Jessica. Grazie Virgilio per il nuovo sotto di Milano. Ha partito praticamente la fascia per te, che ti viene consegnata ed è anche toccata dall'assessore Masci, dal presidente Sebastiani e da Nella Grossi, presidente del club Bianco Azzurro. Miriam Giannini con il numero 8. Miriam Giannini Ternoli, ecco qui che indossa la fascia. Voce libera parte dal presidente Sebastiani e dall'assessore Masci. Jessica Di Virgilio e Miriam Dominichini, vincitrici della finale pescarese del concorso La tifosa più bella d'Italia. Allora, cominciamo da Miriam. Come ti senti? Dai, diciamo emozionata in un certo senso. Sono iniziata, diciamo, a entrare in questa ottica di, diciamo, essere un po' più tifosa del Pescara 2 anni fa circa, essendo molto simpatizzante di Verratti. Poi l'ho seguito anche, diciamo, nei suoi successi in Europa, e quindi diciamo che da qui è iniziata questa mia, diciamo, passione per il Pescara. E sono venuta anche qui allo stadio, perché non sono di qui ma sono di Termoli, e proprio c'è, diciamo, per questa cosa che mi è venuta circa 2 anni fa. Tu, Jessica? Beh, anch'io sono abbastanza emozionata, più che altro avere una vittoria dopo, insomma, la carriera del Pescara, la sua promozione, malgrado la retrocessione, però comunque continuiamo a tifare e porteremo in alto porteremo avanti questo nostro tifo per questa squadra che resterà sempre nel cuore, penso, anche se comunque sono di Miglianico, quindi magari non sono pescarese nel cuore, diciamo, però sono emozionata e cercheremo di fare il meglio.